esiste un torto e nemmeno una ragione. Ci stiamo già arricchendo se c'è la tua opinione. La sola verità che il calcio può segnare è quella dei tifosi che possono parlare. Sorrisi e palloni, la voce dei tifosi. Sorrisi e palloni, che grida la passione. Sorrisi e palloni, e Napoli nel cuore. Sorrisi e palloni, che ci rende orgogliosi. Buonasera, buon mercoledì 30 gennaio amiche ed amici di Capri Event da parte di Bruno Gaipa, benvenuti al nostro appuntamento Sorrisi e Palloni che ogni sera vi tiene compagnia a casa per chiacchierare del calcio con leggerezza, lo si sa, ormai lo sapete da settembre, ci piace affrontare il calcio come uno sport, quindi con tutta la leggerezza del caso, però dandovi tutte quelle che sono le informazioni. Giornata importante alla Taquark di Milano, si muovono tantissime operazioni, la Serie A si sta sicuramente arricchendo di nuovi giocatori, le squadre stanno cercando di riparare gli errori commessi in estate. Dobbiamo dire che, visto che siamo agli ultimi giorni, si stanno concretizzando anche gli ultimi colpi. È notizia sicuramente di oggi, lo avete sentito dalle radio campane, l'abbiamo annunciato anche noi a Radio Punto Nuovo con Sorrisi e Palloni oggi. Rolando è praticamente al 99,99%, quasi ufficialmente, un difensore del Napoli. Arriva il 27enne direttamente dal Porto, era ai margini della squadra allenata dal 2011 dal Vairo Pereira, che ha ereditato, lo ricorderete sicuramente, il posto da Villas Boas, tecnico vincente del Porto. Poi quest'anno diciamo che non è andato molto d'accordo con l'allenatore, non solo, l'allenatore ha piazzato la difesa a 4, Rolando ha trovato sempre meno spazio ed è finito in tribuna. Il Napoli però lo vuole e lo prenderà in prestito con diritto di riscatto. L'operazione dovrebbe essere definita in questi termini: 1 milione per il prestito direttamente al Porto, 600.000 euro a Rolando in questi 6 mesi di collaborazione calcistica con il Napoli. E poi dall'anno prossimo c'è l'ipotesi di poter allungare la collaborazione con Rolando, comprarlo definitivamente. Il valore si aggira intorno ai 7,5 milioni, 7,7 milioni euro per accaparrarsene tutti i diritti da parte della squadra partenopea. Fernandez al Getafe, dunque, per un difensore che va, un altro che viene. Ieri sera tutti quanti eravamo pronti quasi alla notizia di Andreolli, Napoli stava virando sul difensore del Chievo anche perché in scadenza di contratto. Invece questa mattina c'è stato un colpo ad effetto proprio di Riccardo Bigon. Non si muove, almeno queste le ultime smentite, Blerim Gemaili, però dall'Attaquark arrivano altre notizie e sicuramente potrebbero far finire questo mercato di riparazione col botto per la squadra partenopea, perché sembra che il Napoli stia tentando letteralmente un assalto al pacchetto sardo cagliaritano Astori Nainggolan. Sono due giocatori di cui non ha mai fatto mistero Bigon, però in queste ore pare che Bigon sia orientato addirittura a prenderli già nel mercato di riparazione. Se non dovesse riuscirci, certamente c'è poi il mercato estivo e quindi sicuramente sono due calciatori vicini a vestire la maglia del Napoli. Così come Ciro Immobile, ieri ha parlato il presidente del Genoa, ha detto: Immobile mi è stato chiesto, non se ne è fatto nulla, ma sono fiducioso e sono convinto che Immobile vestirà la maglia del Napoli, anche perché lo vuole il calciatore. C'è anche la trattativa con Nocerino, l'agente del centrocampista del Milan ha smentito il rifiuto di Nocerino, quindi ha aperto la porta al Napoli. Donadel dovrebbe restare, quindi il Napoli che va configurandosi per questo finale di stagione, per quest'ultima parte di stagione nella quale si rincorre l'obiettivo Champions League, nella quale magari può arrivare qualcos'altro, come dice qualcuno, e poi c'è l'Europa League che riprenderà nel giorno di San Valentino contro il Victoria Pilsen. Il Napoli sarà impegnato nell'andata dei sedicesimi di finale. Questa sera è mercoledì e come ogni mercoledì sono veramente contento non solo di essere in compagnia di Antonio Siciliano, di Gianni Orefice e di Gerardo Tucci, che è la parte tecnica, ma c'è come tutti i mercoledì al mio fianco www.pianetazzurro.it e sono davvero felice di riabbracciare virtualmente Maria Grazia De Chiara. Ciao. Ciao Bruno, buonasera a tutti gli amici telespettatori. Io vi ricordo che avete un numero per interagire con noi, perché le due poltrone che vedete occupate ovviamente non sono libere, però ce n'è una libera virtuale tutta per voi al 348 919 0504. Potete accomodarvi nel nostro salotto televisivo che ogni sera dal 271 del vostro digitale terrestre vi tiene compagnia parlando di Napoli. Tra poco ci metteremo in collegamento anche con il direttore di pianetazzurro.it. Intanto le visite mediche ok,
per Josip Radosevic, il calciatore acquistato dall'Hajduk di Spalato, una operazione in prospettiva, come ha confermato anche il direttore, il dirigente dell'Hajduk di Spalato, il suo scopritore Eupremio Carruezzo, ex conoscenza del calcio campano, calciatore della Salernitana, ne ha parlato come l'erede di Gennaro Gattuso, quindi tutti ne parlano bene. Intanto oggi primo allenamento per lui a Castelvolturno. Vorrei il punto della situazione con Maria Grazia De Chiara. Mi sembra un Napoli che in campionato ha ritrovato la sua marcia in questo 2013, ad approfittare anche di tutte quelle che sono le defaianze delle dirette concorrenti, Lazio, Roma, Milan, Fiorentina e Juventus, con anche l'Inter, il pareggio interno del Torino, quindi va tutto bene in campionato fino a questo momento, la Coppa Italia non c'è più, ci sarà l'Europa League, il calciomercato ci ha regalato già tante soddisfazioni perché è arrivato Pablo Armero, un giocatore da recuperare, Calaiò, un giocatore che può fare sicuramente da alter ego a Edinson Cavani, già pronto e che conosce la piazza, Radosevic, un intervento in prospettiva, e adesso Rolando, sicuramente un giocatore da recuperare mentalmente, così come succederà per Armero, ma in questo Bigon e la società hanno assolutamente piena fiducia in Walter Mazzarri, che ne ha rigenerati di calciatori. Infatti, in questo momento devo effettivamente fare complimenti alla società. Io sono spesso molto critica nei confronti della dirigenza, molto spesso non mi è piaciuto il tipo di mercato che appunto la dirigenza aveva voluto effettuare. Però in questo caso ho notato che effettivamente è un mercato mirato quello che sta facendo comunque la società napoletana, perché Calaiò. Certo, sicuramente avrei preferito un investimento più in prospettiva, però c'è da dire che Calaiò dovrebbe andare a fare il vice di Cavani, ovviamente augurandoci che Cavani possa sempre stare bene in condizioni fisiche proprio ottimali, si sa che Calaiò farà moltissima panchina. Però sicuramente ha accettato questa cosa, il calciatore comunque è contento, il suo procuratore, anzi fratello e anche suo agente, ha dichiarato che appunto è contento, quindi che Emanuele Calaiò è contentissimo di questa scelta e quindi alla fine dei conti è come se avesse fatto una scelta di vita e contemporaneamente è anche entusiasmato dalla cosa, alla fine andrebbe a sostituire un grandissimo attaccante. Poi c'è Armero finalmente si è andato un po' a sopperire quella mancanza che c'è sempre stata sulla fascia sinistra, noi sappiamo che il Napoli ha un gioco fondato soprattutto sulle ripartenze, ma anche e soprattutto sulla velocità, ovviamente sulle fasce, quindi corsie laterali che tra virgolette sono state messe a posto, perché da un lato noi abbiamo comunque Maggio e Mesto, però dall'altra parte possiamo avere Armero e contemporaneamente Zuniga che sta facendo il suo lavoro, anzi devo essere sincera, da quando è arrivato Armero sembra che il colombiano stia veramente rendendo molto meglio, quasi al top, in pieno spolvero. Onestamente Radosevic non lo conosco tanto, è un centrocampista paragonato a Gattuso, un centrocampista comunque molto roccioso, molto fisico. Noi abbiamo bisogno comunque di un centrocampo che sia qualitativamente tecnico, però abbia comunque una certa qualità questa tecnica, ma abbiamo bisogno anche di un centrocampo che sia appunto molto fisico. Lì ad esempio abbiamo Berami, che effettivamente è il nostro mastino, però Radosevic lo vedo comunque bene per quello che ovviamente ho potuto notare, quindi c'è ben poco almeno al momento, lo vedo comunque bene per poter sopperire delle mancanze anche ovviamente in quel reparto da un punto di vista soprattutto di fisicità. E per quanto riguarda invece Rolando, contenta di questo acquisto, io avrei preferito Benatia dell'Udinese, però c'è da dire che sarebbe stato molto più difficile arrivarci. Si è notato che la trattativa è stata abbastanza complicata anche con Rolando, ma purtroppo la società napoletana, non so perché, cerca sempre di mettere in atto delle trattative che possano essere considerate più dei parti, delle vere e proprie gravidanze che altro, però c'è da dire che Rolando lo vedo veramente un investimento in prospettiva, un investimento buono e magari al momento potrebbe anche costare o comunque valere sul mercato meno di Benatia. Però penso che in futuro potrebbe addirittura valere di più, soprattutto per le sue qualità. Io l'ho visto giocare, sicuramente lo conosco molto più di Radosevic. E ti dico che è molto bravo,
molto alto, penso che possa avere delle caratteristiche che vadano un po' a sopperire la mancanza di Fernandez, perché infatti tu hai detto bene, Fernandez che va via e comunque Rolando che arriva. Rolando arriva comunque in una situazione di emergenza, però io penso che possa essere impiegato anche nel più breve tempo possibile, ovviamente diamogli comunque il tempo per potersi ambientare. Certo, anche molto perché abile. Fermo da diverso, sì, da diverso tempo. Scusami se ti interrompo, facciamo un po' il punto di chi è Rolando, perché ci sono tanti amici da casa magari che ne hanno sentito parlare in questa sessione di mercato, però Rolando, alto 190 cm, pesa 80 kg, quindi è sicuramente un difensore molto molto alto, è portoghese, di Capoverde, naturalizzato portoghese, difensore centrale, arriva dal Porto, è cresciuto dal 99 al 2003 nel Campo Maiorense, poi una ottima, direi, anche parentesi a Lisbona dal 2004, dove ha quasi sfiorato le 100 presenze, collezionando appunto 99 presenze e 7 reti. È un difensore che ha il vizio del gol, si affaccia molto nell'area avversaria, ricorderete sicuramente una finale di Supercoppa portoghese, ne avrete sentito parlare, tra Porto e Vittoria Guimarães, vinta 2-1 dalla squadra di Rolando con la doppietta proprio del difensore. Dal 16 aprile 2008 infatti aveva firmato un contratto col Porto per un anno, aveva preso il posto di Bruno Alves e nella sua prima annata a Porto aveva vinto campionato e Coppa Nazionale, quindi anche un difensore abituato tranquillamente a vincere. Arriva a Napoli per una situazione di emergenza, come giustamente ricordava Maria Grazia De Chiara, potrebbe dare quelle caratteristiche che mancheranno con l'uscita di Fernandez, quelle caratteristiche che ha anche Britos, alto, certo. Un difensore che si fa rispettare nel gioco aereo, ma che appunto può sostituire un giocatore come Britos quando Britos non c'è, più appunto. Che naturalmente anche Fernandez, perché Fernandez numericamente è andato via e poi era un calciatore troppo di prospettiva al quale Mazzarri ha dato poco spazio. Quindi Rolando potrebbe sicuramente nel giro di un mese, diciamo già da marzo, essere magari dal primo marzo, essere arruolabile per Mazzarri, riprendendosi, visto che ha fatto tantissima tribuna proprio per le incomprensioni, era ormai stato messo ai margini della squadra a Porto, e quindi è sicuramente un intervento interessante in difesa, perché se va via Fernandez, non è a titolo definitivo, però che Mazzarri non considerava, ed entra un difensore che magari Mazzarri può far riprendere, che ha delle caratteristiche completamente differenti, tra l'altro che si sposano con la difesa a tre, quindi questo è importante, perché ricordiamoci che i maggiori successi il Napoli li ha costruiti con questa difesa, che se ne dica, quest'anno c'è una flessibilità tattica maggiore, sicuramente molto spesso abbiamo visto la difesa a quattro in corso d'opera, però Mazzarri preferisce sempre partire con squadra che vince e non si cambia, quindi col suo modulo, con i tre difensori, e farsi interpreti di questa difesa non è semplice, quindi ci vogliono anche i calciatori giusti, i difensori giusti, anche per questo risulta forse a volte più difficile, più longeva anche l'operazione in acquisto della nostra squadra, quindi per questo molto spesso noi aspettiamo di più, poi ci sono i diritti d'immagine, i contratti della Filmauro del Napoli sono sicuramente fatti a Roma, negli uffici della Filmauro sono sicuramente molto lunghi e quindi chiaramente procuratori e calciatori stessi vogliono vederci sempre chiaro, ma da questo punto di vista non ci sono problemi. Tra poco ci collegheremo con il direttore di www.pianetazzurro.it, Vincenzo Letizia, però dopo 100 secondi. Dunque il Napoli sta perfezionando l'acquisto di Rolando, difensore che arriva dal Porto, il 31 di agosto compirà 27 anni, quindi è un calciatore nell'età matura, possiamo dire, quindi né troppo giovane, né troppo adulto, né troppo esperto, però è un calciatore che ha già segnato, ha vinto Europa League, campionati, Supercoppe, quindi un calciatore sicuramente abituato alle pressioni della vittoria. Tra l'altro il Porto è praticamente, possiamo dirlo, la Juventus del campionato portoghese, insomma è la squadra che vince di più da quelle parti, quindi un calciatore che ha vestito quella maglia, che se sei in tribuna, perché magari c'è qualche amico che ha già scritto e che ci scrive, insomma, ma cosa abbiamo preso? Un difensore che faceva la panchina, ricordiamoci, insomma, che ci sono le incomprensioni spesso che portano ai margini di una squadra un calciatore, anche se nel valore assoluto quel calciatore è forte. È successo proprio a Rolando, direttamente col Porto e con Pereira, tecnico portoghese. Intanto abbiamo il direttore di www.pianetazzurro.it in collegamento con noi, Vincenzo Letizia. Ah no, abbiamo prima il collegamento con Nello Odierna. Nello, buonasera. Buonasera. Perdonami se ti ho annunciato diversamente, c'è stata una comunicazione con la regia, mi puoi capire, errata. Allora, Nello, io ti ringrazio per essere con noi innanzitutto, vorrei che tu spendessi un pensiero qui in Sorrisi e Palloni sul mercato del Napoli, visto che oggi è un po' la giornata di Rolando. Sì, la sua giornata è
un altro acquisto praticamente che arriva al Napoli. Devo dire un acquisto che anche Mazzarri sicuramente ha segnalato e va bene, quindi ieri sembrava tutto finito, poi nottata c'è stato questo riavvicinamento e poi l'annuncio ufficiale dell'acquisto appunto del difensore. È il difensore che serve a Mazzarri, Nello, secondo te questa formula del prestito fino a giugno fa capire quanto il Napoli abbia voluto colmare uno status di emergenza con la partenza di Fernandez, con situazioni concomitanti come quella di sabato in cui non ci saranno Campagnaro e Britos, o è un investimento secondo te anche per il futuro, quindi questo diritto di riscatto il Napoli poi lo farà valere? No, ma però il prestito c'è, se il ragazzo è forte è chiaro che rimane alla Corte Partenopea. Come sembra potrebbe arrivare per ora Rolando e poi non so se è immediato oppure a giugno uno tra Astoria e Benatia, quindi anche questo fa capire che i programmi, almeno su questo le idee ci sono e sono anche abbastanza chiare, però aspettiamo l'evolversi, so solo che la gente si aspettava qualcosa e il Napoli sul mercato si è mosso, sicuramente fino ad ora in rapporto a quello che era la squadra precedente il Napoli ne esce rafforzato, pure perché non è che per ora ha tolto tasselli che erano fondamentalissimi, giocatori che o non giocavano oppure in modo di riflesso, quindi credo che il Napoli riesca rafforzato con Armero, con lo stesso Calaiò, con lo stesso Rolando, e però il ragazzino non lo metto nel discorso, non perché non voglio, ma perché chiaramente bisogna capire come si evolve. Senti Nello, noi ci affacciamo già per certi versi al prossimo impegno del Napoli, Napoli-Catania, poi con Ultra Zoom te ne occuperai ancora più da vicino venerdì sera a partire dalle 20:30 in diretta proprio su Capri Event. Napoli-Catania è la partita della conferma, è una partita sicuramente difficile perché di fronte il Catania di Maran, tra secondo me le squadre che esprimono forse un calcio migliore in questo momento nel nostro campionato, e il Napoli dovrà fare a meno di, come dicevamo prima, Britos e Campagnaro appiedati dal giudice sportivo. Secondo te Mazzarri rigenererà il soldatino Gianluca Grava o passerà ad una difesa 4 per colmare questa lacuna? Aspetterei fino all'ultimo, nel frattempo la sfida infinita tra Juventus e Napoli continua anche nella primavera, il Napoli si è qualificato per la finalissima di Coppa Italia battendo la Roma ad Aversa davanti a un pubblico molto numeroso, il Napoli ancora una volta circa 3.000 spettatori, ha segnato di nuovo Roberto Insigne dopo il gol di Novotny, quindi un Napoli che continua a fare bene anche in questo campo, e poi la partita di sabato bisogna attendere. Intanto Grava è sicuramente allertato, però potrebbe accadere una difesa a 4, bisogna attendere sapendo che un avversario molto molto difficile ad ostico, ma soprattutto è principalmente un avversario che ha sempre creato problemi a Napoli, ma Napoli oramai, tutti sappiamo, vive la giornata senza fare conteggi oppure voli pindalici e poi alla fine si tireranno le somme. Bene Nello, grazie per essere stato con noi, buon proseguimento di serata, ricordo Ultra Zoom venerdì sera in diretta dalle 20:30 qui su Capri Event, un'altra scoppiettante puntata che metterà i raggi X. Il prossimo impegno del Napoli, Napoli-Catania in calendario sabato sera per la 23esima giornata di campionato, e poi subito dopo sarai con me con Terzo Tempo proprio per commentare il match. Grazie e buon proseguimento. Ricordo ultra-zoom.it per le ultimissime H24 live per quello che è il mercato fino a domani, soprattutto per quello che sarà il futuro immediato del Napoli, un futuro che per ora è sicuramente azzurro a più non posso. Grazie a voi per il proseguimento. Grazie Nello Odierna. Allora, prima interruzione pubblicitaria di questo mercoledì 30 di gennaio insieme a noi di Sorrisi e Palloni qui su Capri Event, e poi rientriamo tra poco ancora con i collegamenti telefonici. Tra le altre cose Nello ci ha anticipato la tematica Napoli Primavera, ne parleremo, è prevista anche questa sera un collegamento con Alex Sacco, I Am Naples, che ha seguito allo stadio comunale Bisceglia di Aversa la gara di ritorno delle semifinali di Team Cup tra gli azzurrini di mister Saurini e la Roma, vinta appunto dal Napoli 2-0, si giocava l'andata una settimana fa, 1-1, con il 2-0 il Napoli è in finale, ancora una perla di Insigne, ancora un gol di Novotny, quindi piccoli talenti azzurri che continuano a crescere, state lì, ci vediamo tra poco. Dunque il Napoli per confezionare e perfezionare l'acquisto di Rolando, scopriremo anche come cambierà il Napoli con questo nuovo acquisto, ma ci sono voci di mercato che continuano ad arrivarci, che naturalmente vorrebbero questa chiusura di un altro affare, il pacchetto Astori-Nainggolan, se non per adesso, almeno per giugno, quindi Bigon sicuramente si sta dando da fare, Fernandez è andato via Ronica, è andato via Dossena, è andato via Vargas, tutti in prestito, però sicuramente quelli sono stati investimenti, almeno quello di Fernandez e di Vargas, che il Napoli ha fallito.
fallito, questo non bisogna avere paura a dirlo, ha fallito nel senso che sono certamente investimenti a lungo termine. Il Napoli ha provato a tenerli a sé, soprattutto il caso di Vargas quando è andato a Di Maro insieme a Lorenzo Insigne, ha provato a tenerli, Insigne ha stupito a Di Maro, Vargas non ha convinto, però il Napoli l'ha tenuto lo stesso e adesso si è giustamente reso conto che doveva giocare altrove. A molti avrebbe fatto molto piacere di più vederlo con qualche maglia o con qualche casacca di squadre magari di Serie B o Serie A che diciamo militassero magari anche nelle zone basse della classifica e che non avessero la grande pressione che c'è a Napoli, però Vargas è andato e andrà e sarà in Brasile a giocare, tanti entusiasti, anche i tifosi l'abbiamo visto nell'accoglienza e forse lì avrà il tempo di maturare, ricordiamo che c'ha sicuramente una giovanissima età. Ci mettiamo in collegamento con Vincenzo Letizia, www.pianetazzurro.it, grazie anche alla nostra regia, tra pochissimo. Nel frattempo Maria Grazia De Chiara, noi tra poco parleremo di Napoli primavera, però anzi facciamo così, visto che ce l'abbiamo in collegamento, segnalazione dalla regia, direttamente diamo il buonasera a Vincenzo. Ciao Vincenzo, benvenuto. Buonasera amici, ciao Bruno. Buonasera, buonasera, grazie per il tuo tempo perché so che sei in, al lavoro non solo per il calciomercato ma anche per la distribuzione di Pianeta Azzurro Cartaceo di cui parleremo tra poco facendo anche vedere, anzi lo facciamo subito, vedete grazie alla regia mostriamo proprio la copertina che ritrae Lorenzo Insigne, la caccia grossa alla Juve che è partita del Napoli. Napoli-Juve, questo incrocio Vincenzo, così entriamo anche nel tema primavera che veramente ci sta ossessionando perché non solo sono di rimpettaia in campionato, sono come dire le due squadre che si stanno sicuramente giocando insieme alla Lazio i vertici della classifica del campionato, ma da quest'oggi è notizia proprio di questo pomeriggio, sono anche le due finaliste di Coppa Italia della, delle giovanili. Sì, sì, è una dimostrazione che le due società lavorano bene ad ampio raggio, un Napoli Primavera che ha meritato la finale, un Napoli Primavera che ha messo in mostra calciatori giovani, rampanti, davvero con grandi prospettive, insomma. I grandi, dicevi bene, è un Napoli che pensa e spera, sogna di agguantare e superare, perché no, la vecchia signora, però insomma lo diranno e ce lo diranno i prossimi impegni, proprio primo fra tutti questo che andremo ad affrontare sabato contro il Catania, un avversario certamente non facile, un avversario che andrà preso con le molle. Un avversario insomma che storicamente ha sempre creato difficoltà alla squadra di Mazzano. Vincenzo, che cosa ne pensi dell'acquisto di Rolando, portoghese, arriva dal Porto ai margini della società di Oporto, però un calciatore che alto, abile nel gioco aereo, lo definiscono l'erede di Riccardo Carvaglio, si affaccia spesso nell'area di rigore avversaria, anche se all'Armero è un giocatore da recuperare. Eh sì, forse questa è stata come dire, l'occasione che ha fatto sì che il Napoli riuscisse ad acciuffare, a prendere, ad acquistare questo, seppur in prestito con diritto di riscatto. Ricordiamo che il prestito è oneroso, arriva a Napoli per 1 milione di euro, il Napoli comunque dovrebbe poi dopo prenderlo, riscattarlo per altri 7 milioni, insomma la dimostrazione che si tratta comunque di un giocatore, di un buon giocatore, un giocatore di caratura internazionale, dicevi bene tu, una bestia formidabile di testa, un giocatore che va a rinforzare il pacchetto arretrato che spesso ha lamentato qualche difficoltà proprio sul gioco aereo, un giocatore che è bravissimo anche quando si spinge in avanti sui calci d'angolo e si trasforma nel migliore attaccante proprio per le squadre avversarie. Insomma un buon colpo, ti dico la verità, è il mio preferito, anche lo preferivo addirittura la Stori e a Neto, un giocatore che se torna a farci vedere quello che ha dimostrato per tanti anni con la maglia del Porto e della nazionale proprio del Portogallo, sicuramente si rivelerà un acquisto preziosissimo per il Napoli, un giocatore di grande carisma oltre che ad avere le caratteristiche che bene prima due elencavi, e insomma questi giocatori qua sono sempre importanti perché sono anche delle guide oltre che degli ottimi calciatori proprio in campo. Vincenzo, conoscendo le caratteristiche del nostro prossimo avversario, il Catania di Maran, se tu fossi al posto di Walter Mazzarri, avendo questo deficit di Campagnaro e Britos squalificato, cosa faresti? Faresti la difesa a 4 o insisteresti con quella a 3 facendo giocare Grava? Perché io penso che comunque Rolando, anche se dovesse arrivare venerdì, insomma non sarebbe assolutamente pronto, ha bisogno almeno di 2-3 settimane di ambientamento, di allenamento e di ripresa atletica. Okay.
nei giorni che dicevi tu, ma vedo pure che ci voglia più di qualche settimana. No, allora, quello che farei io è sicuramente diverso da quello che farà Mazzarri, perché Mazzarri sono certo non cambierà la difesa a 3, molto probabilmente giocherà Grava sul centro-sinistra e insomma non credo che modificherà assolutamente il modulo, almeno in partenza, per il suo 3-4-2-1 per affrontare il Catania. E ovviamente io farei qualcosa di diverso, perché ricordiamo che il Catania si schiera a 3 in avanti, è molto pericolosa, io un 3-3 sinceramente lo vedo pericoloso, io giocherei a 4, ma insomma queste poi io non sono per fortuna un allenatore del Napoli, queste cose le lascio decidere chiaramente a parte Mazzarri, che ne sa molto più sicuramente non solo di me ma di tanti che l'hanno criticato, insomma ha risposto sul campo cogliendo anche dei risultati importanti. Beh, lo sai Vincenzo, a Napoli siamo un po' tutti allenatori del Napoli, no? Tutti addetti ai lavori, tifosi, quindi è anche il bello del calcio, però per fortuna, come ricordavi tu, l'allenatore del Napoli è uno e ci sta dando anche grandi soddisfazioni indipendentemente dal modulo, con le sue convinzioni da qualche anno, insomma, a questa parte. Il Napoli, se è a quei livelli, con un organico tutto sommato, voglio dire che secondo me è da quarto o quinto posto, stare già al secondo posto con più 3 rispetto alla Lazio vuol dire tanto. E a proposito di Lazio, a proposito di Juventus, ieri sera, ecco, il tuo pensiero sulle dichiarazioni ironiche di Conte, ma non solo, sulla sconfitta della Juventus. Questa Lazio ha perso in casa contro il Chievo in campionato, ci sembrava aver reso le armi, essere in un momento particolare dopo 15 risultati utili consecutivi, incappare in un KO contro la squadra clivense. Certamente Eugenio Corini l'ha rigenerata, però perdere in casa col Chievo, insomma, è sicuramente una sconfitta che può bruciare nella corsa alla Champions. E invece ieri sera, ancora una volta, un'ottima Lazio. Che cosa possiamo dire dopo questa semifinale? Che la Juventus in un momento no, che la Lazio ci darà filo da torcere per tutto il proseguo della stagione per la Champions, o tutte e due le cose? Bruno, ti dico la verità, questo è un campionato, ma non lo dico io, insomma, lo dicono i numeri, ma lo dice anche chi guarda il calcio, insomma, con un'ottica molto obiettiva. È un campionato molto mediocre questo, un campionato molto mediocre che consente a una buona squadra come il Napoli di poter ambire a lottare per il massimo traguardo, e consente anche alla stessa Juventus di spadroneggiare, insomma, con una rosa, insomma, che solo 4-5 anni fa nel campionato italiano, insomma, a mio modestissimo modo di vedere, non si sarebbe piazzata neanche terza, insomma. È una Juventus che sta balbettando in questo momento, una Juventus che palesa qualche difficoltà anche sul piano psicologico, una Juventus che evidentemente si sente accerchiata, col fiato sul collo, una Juventus che a mio modo di vedere paga anche tutta questa serie di partite, di impegni che ha affrontato e che io credo più avanti ancora dovrà affrontare con maggiore insistenza, perché ricordiamolo che poi quando verrà la Champions League, credo che se la Juventus in questo momento è in difficoltà, immagino poi quando dovrà affrontare il Celtic e poi più avanti, insomma, se lo augurano soprattutto i tifosi juventini, il Barcellona, il Real Madrid o che si voglia, il Bayern Monaco, insomma. È una Juventus che secondo me, meritato la sconfitta di ieri contro una Lazio tignosa, vogliosa, forte, soprattutto diversa da quella un po' molliccia contro il Chievo, e, insomma, è una Juventus che, lasciamelo dire, ha meritato di uscire, soprattutto dopo aver rubacchiato, anzi senza rubacchiato, proprio derubato il Napoli dalla Supercoppa, come diceva qualcuno in redazione, la dimostrazione che Dio esiste, e quindi bene così la Juventus è fuori dalla Coppa Italia, se andrà a giocare in finale una Lazio che sta giocando un bel campionato, una Lazio insomma che può dire la sua, ma comunque una Lazio che io reputo sempre inferiore al Napoli, credo che il Napoli abbia qualche cartuccia in più in questo campionato da sparare. Benissimo Vincenzo, grazie. Voglio ricordare che pianetazzurro.it contiene anche tutti i punti di distribuzione del cartaceo in uscita proprio questa settimana, a partire da questa mattina è stato già distribuito nei vari punti che potete vedere da www.pianetazzurro.it. Il cartaceo di Pianeta Azzurro è anche un modo per ingannare il tempo allo Stadio San Paolo, perché sabato, quando ci sarà l'anticipo serale della 23esima giornata di campionato, i tifosi del Napoli potranno naturalmente ritirarlo all'esterno dello Stadio San Paolo, quindi complimenti ancora per il vostro lavoro di squadra, Vincenzo.
Grazie Bruno, un bacio a te e un saluto ai telespettatori. Grazie Vincenzo Letizia, direttore editoriale della testata pianetazzurro.it, 100 secondi e torniamo in studio perché parliamo anche del Napoli Primavera, ci collegheremo con Alex Sacco di I Am Naples per sapere com'è andata questa partita. Beh, il risultato lo sappiamo, ma ci faremo raccontare le emozioni di questo Napoli giovanissimo in finale di Team Cup. Stiamo per collegarci con Alex Sacco e Naples.it per parlare di Napoli Primavera. Maria Grazia De Chiara, lunga chiacchierata anche con il tuo direttore, sì. Vincenzo Letizia, poco fa. Vincenzo Letizia si è detto entusiasta di questo acquisto. Rolando era tra i suoi preferiti, anche tu la pensi così, meglio sì, di Astori? Sì. No, la penso anche io così. Ma perché l'ha detto anche il tuo direttore? No, non soltanto, un po' per questo, però anche per altro, anche proprio per gusto sincero. Personale, sì. No, perché comunque è un giocatore, te l'ho detto, un investimento, io lo vedo molto in prospettiva. Mazzarri è abituato a rivalorizzare dei giocatori che magari non hanno più un determinato tipo di rendimento. Se riesce a rivalorizzare anche lui, sicuramente ci siamo molto rinforzati in difesa. Poi appunto per un Fernandez, come ti stavo dicendo prima, che va via, ovviamente arriva un Rolando dal Porto, tutti quanti dicono vabbè ma capirai il Porto, scusatemi, ma guardate che quella è la squadra da dove è uscito anche Radamel Falcao, che adesso si trova attualmente all'Atletico Madrid. Quindi voglio dire, comunque è un giocatore di prospettiva, ma un giocatore anche di spessore importante. E poi ti dico, io per quello che ho potuto vedere è bravissimo nel gioco aereo. Diciamo che io per questo lo vedo un po' con le caratteristiche di Fernandez, alto, con un certo fisico, molto bravo con i colpi di testa, che ha il fiuto del gol in area di rigore, che appunto c'è, è molto mobile. In realtà Fernandez doveva essere così, purtroppo però non si è ambientato bene qui e non è andata bene. Sicuramente se è un prestito potremmo rivederlo magari l'anno prossimo, insomma, poi bisogna anche vedere magari se resta cresciuto. Walter Mazzarri, sì, insomma sì, c'è una sì, serie sì. di considerazioni. Io mi auguro che resti, come ho detto, ho avuto modo di dire anche in altre sedi, in altre occasioni, però bisognerà vedere tutto questo. Naturalmente noi abbiamo parlato di Napoli Primavera, chi segue il Napoli Primavera l'ha seguito anche allo Stadio Comunale Bisceglie di Aversa per il ritorno di Coppa Italia, stiamo parlando di Alex Sacco, iamnaples.it. Buonasera Alex. Ciao Bruno, buonasera a tutti gli ascoltatori di Solisi e Pallone. Grazie. Allora Alex, raccontaci di questa bella vittoria contro la Roma, ennesime perle di Novotny e Roberto Insigne, Napoli in finale, si ripropone anche nel torneo Primavera il duello Napoli-Juve, perché la Juve ha battuto il Torino 2-1, dunque finalissima che si giocherà nella seconda settimana di marzo andata e nella terza settimana di marzo invece il ritorno tra Napoli e Juventus. Sì, diciamo che oggi non sono stati solo Roberto Insigne e Novotny, ma sono stati 11 con l'aggiunta delle due sostituzioni, 13 gladiatori che veramente hanno messo la Roma in grandi difficoltà. Se consideriamo che in 90 minuti, anzi direi 180 minuti, soltanto una parata tra le due partite di Crispino, ti fa capire insomma che il Napoli anche a livello difensivo è stato perfetto, con un Celiento che è in costante crescita, da Sicchi che rappresenta la perfezione, i due esterni che sono andati bene, anche se l'espulsione di Savarese ha un po' guastato la gioia nel finale, però anche Palma secondo me oggi è da mettere veramente tra le migliori prestazioni dell'anno, un giocatore in grande crescita. E poi devo dire che tutti hanno fatto un lavoro di sacrificio, Fornito che anche non in perfette condizioni ha dato il suo contro una squadra alla Roma, l'unico che ha fatto un po' mettere in difficoltà è stato questo numero 9 Ferrante, che più di una circostanza ha messo in difficoltà il due centrale, che però se l'è cavata più che egregiamente. Alex, è arrivato Radosevic a Napoli, oggi si allena a Castelvolturno, già si è allenato con Mazzarri, arriva un altro colpo anche per la Primavera, perché lui inizialmente verrà impiegato proprio nella squadra di mister Saurini, quindi primi in campionato, in finale di Team Cup, può essere assolutamente anche l'anno del Napoli Primavera? Sì, per quanto riguarda Radosevic, come ho detto a tua radio, Bruno, secondo me potrebbe essere questa l'idea di farlo giocare qualche partita per un po' fargli creare la condizione giusta. E poi se dovesse convincere, perché spesso verranno mandati vari Vigiani, Barresi, Zunino, Mazzella per
per farli visionare sempre di più. Chiaro che con la speranza che Mazzarri rimane anche l'anno prossimo, questo ragazzo può essere messo in prima squadra. Per quanto riguarda l'anno della primavera, c'è anche il Viareggio che tra poco inizia, e credo che Viareggio, dopo gli ultimi anni che non sono andati benissimo, vuole essere una sorta di rivincita quel torneo, perché il Napoli spesso è uscito alla fase dei gironi. Questa squadra invece ha tutto per andare minimo agli ottavi, quindi non bisogna porsi limiti, però è chiaro che questa squadra, se ha già raggiunto la finale di Coppa Italia e prima in campionato, non si deve più porre limiti. Anche in questo si vedono i frutti nel tempo del progetto di De Laurentiis. Non vorrei essere ripetitivo, però in effetti è proprio così. Se si respira una buona aria dal vertice di una piramide, insomma, quest'aria poi scorre fino in fondo. Alex, grazie per il tuo lavoro a iamnaples.it per tutte le notizie sul Napoli e non solo, che riguardano la città e che riguardano il Napoli Primavera. Grazie per essere stato con noi a Capri Event. Grazie anche a te e buona serata a tutti i tuoi telespettatori. Grazie carissimo, tra poco gran finale di Sorrisi e Palloni, ultima interruzione pubblicitaria e poi rientriamo per commentare ancora le operazioni di mercato. C'è una notizia che sicuramente avrete sentito nel pomeriggio, perché se il Napoli sta perdendo pezzi in difesa, continua questa moda, in quanto il Siena ha chiesto Uvini e tra poco scopriamo che cosa ha risposto il Napoli. Seduta pomeridiana per il Napoli a Castelvolturno, si è anche aggregato Maggio al gruppo e questa è una buona notizia, perché Maggio ha saltato la trasferta di Parma, lo ricorderete per l'operazione, l'intervento alla mano, e quindi è una buona notizia, visto che se dovesse veramente Walter Mazzarri pensare di cambiare modulo, cosa che non penso ma comunque potrebbe anche accadere, nella difesa a 4 Maggio ci sa giocare benissimo, e quindi con Maggio a destra e Zuniga a sinistra con Gamberini e Cannavaro centrali ci sarebbe certamente una buona soluzione per ovviare alle squalifiche di Britos e Campagnaro, che certamente sono il tema tattico, se vogliamo, della settimana. È arrivato Rolando, oggi il Siena ha chiesto Uvini al Napoli, però su Uvini sembra che ci sia, poi saremo più precisi anche domani con Gennaro Arpaia, il veto da parte di Walter Mazzarri, almeno per il momento. Poi, se si dovesse concludere l'operazione addirittura a Astoria a gennaio, chiaramente Uvini può tranquillamente partire e andare a Siena. Intanto, arriva da gianlucadimarzio.com, e se consentite, quando arriva da questo sito io ci credo un po' di più, una notizia: il Napoli e la Fiorentina starebbero lavorando ad uno scambio. Neto a Napoli, Rosati a Firenze, quindi voglio dire, è una notizia che certamente, visto il Rosati dell'Europa League, infatti, potrebbe tra virgolette fare anche piacere ai tifosi del Napoli, anche se ieri noi abbiamo intervistato Gennaro Iezzo e Iezzo ha detto: io anticiperei i tempi prendendo un bel portiere giovane che sa giocare di prospettiva e lo lancerei nella mischia poi tra 3 anni quando gli scade il contratto a De Santis, fermo restando che De Santis potrebbe anche voler continuare a giocare dopo i 38 anni. Però adesso non comprerei un portiere tanto per, abbiamo Rosati, sfruttiamo Rosati. Il tuo punto di vista? Oddio, non concordo tanto con Gennaro Iezzo, in questo caso no, perché comunque il portiere che si è visto in Europa League a me, come a tantissimi altri colleghi, non è piaciuto per niente. Allora, lui nella sua squadra precedente ha reso, perché molti ad esempio ne hanno dette di peste e corna, assolutamente non è così, perché comunque era un portiere in prospettiva ed era un portiere che aveva le sue qualità. Era comunque un portiere bravo, discreto, soprattutto per fare anche appunto il vice di un altro portiere come De Santis. L'unica cosa è che purtroppo quando è arrivato qui all'inizio sembrava appunto rendere in un certo modo, adesso è come se avesse avuto un brusco calo. Io non capisco se questo possa dipendere da una mancanza di continuità, perché parliamoci chiaro, gioca pochissimo e quindi viene utilizzato, viene impiegato veramente troppo poco, oppure stia attraversando un suo momento particolare, questo non si è capito. Però certo, quando c'è Rosati in porta non dà assolutamente garanzie, purtroppo bisogna dirlo, e io andrei ad optare proprio su questo, cioè prendere un altro acquisto in porta tra i pali. Vi ricordo anche che c'è una poltrona virtuale in Sorrisi e Palloni, 348 919 0504, sentiamo che cosa ne pensano i tifosi dell'acquisto di Rolando, dei movimenti di mercato del Napoli. Buonasera. Salve, buonasera Bruno, a te e tutti i radioascoltatori. Buonasera al nostro amico.
Giuseppe Carissimo, benvenuto. Allora, Giuseppe, Napoli ha preso Rolando, va via Fernandez, entra Rolando, Armero, Calaiora, Radosevic. Questo ci ha detto il mercato di gennaio. Al 30 di gennaio, con tante trattative ancora in corso, perché il Napoli sta trattando lo scambio netto Rosati, sta trattando anche la cessione di Uvini, starebbe preparando l'assalto ad Astoria e Nainggolan, quanto ti senti soddisfatto di questo mercato? Quanto ha riparato rispetto a quello che doveva riparare rispetto al mercato estivo il Napoli, secondo te, Giuseppe? 18. Se prendiamo Nainggolan, 9, dai, ma proprio perché la perfezione non esiste. sì, è ottimo il mercato di riparazione di Aurelio De Laurentiis. Infatti oggi parlavo con amici e mi chiedevo come mai De Laurentiis prendeva l'esterno sinistro tanto decantato da 4 anni, Armero. Il vice Calaiò dall'anno scorso lo dovevamo prendere, l'ha preso adesso, a gennaio. Prende un uomo di esperienza internazionale come Rolando in difesa e lo prende adesso, a gennaio. Come mai tutte queste... improvvisamente è uscito pazzo? Oppure dall'alto si sta muovendo qualcosa? Tu stai centrando un aspetto molto interessante, Giuseppe, ti devo fare i complimenti. Cioè, il lavoro di Bigon è un lavoro a lungo termine, quindi molto spesso quando si fanno delle voci il Napoli non riesce a chiudere per dei giocatori, è semplicemente perché il Napoli ha lanciato i sassi, ha iniziato ad avviare delle trattative e poi le conclude in altre fasi di mercato. E questo è proprio il caso di Astoria e Nainggolan, perché non dovesse esserci la chiusura della trattativa domani sera alle 19, è possibile che questa operazione si faccia a giugno. E ti dico di più, a me risulta, e Enrico Preziosi lo ha confermato ieri parlando ad una radio campana, che il Napoli abbia già quasi definito l'ipotesi Ciro Immobile. Quindi che cosa significa questo? Ovviamente che anche se le operazioni non le fai a gennaio, puoi lavorare in prospettiva a gennaio e sfruttare la finestra di mercato per concretizzare delle cose che poi magari metti in piedi realmente a giugno. Quindi complimenti per la tua sagacia e grazie per essere stato con noi, Giuseppe. Grazie a te, ciao Bruno. Ciao, buon proseguimento di serata, noi siamo in conclusione. Maria Grazia De Chiara, io ti dico ancora una volta grazie per essere stata con noi in questo mercoledì, ti ritroveremo mercoledì prossimo all'interno di Sorrisi e Palloni su Capri Event, buon lavoro con www.pianetazzurro.it. Grazie a te Bruno, grazie agli amici telespettatori. Grazie a Gerardo Tucci per la regia, Antonio Siciliano e Gianni Orefice per la parte tecnica, da parte di Bruno Caipe è veramente tutto, appuntamento come sempre a domani, ore 19 ci sarà lo speciale, quindi noi non ci occuperemo di calcio mercato domani e ci scuserete per questo, tanto ci sono tantissime radio, tantissime TV che faranno gli speciali. Invece noi ci dedicheremo a Napoli-Catania, cercheremo di capire come affrontare il prossimo impegno in calendario nella 23esima giornata di campionato, Mazzarri contro Maranni, tanti duelli, la presentazione della sfida, Antonio Perillo, Sabrina Sorrentino, i precedenti, è davvero una grande giornata quella di domani e poi tra l'altro insomma si chiude il mercato e capiremo comunque cosa è successo in casa Napoli, se tutte queste voci poi possono diventare azioni concrete. Allora ancora buona serata a tutti voi, questa sera non perdete alle ore 21 Italo Palmieri con 100% match. A voi tutti un cordiale proseguimento di serata pieno di sorrisi, ciao. Non esiste nemmeno una ragione, ci stiamo cercando se c'è la tua opinione, la sola verità che il calcio può segnare è quella dei tifosi che possono parlare. Sorrisi e Palloni, la voce dei tifosi. Sorrisi e Palloni, che grida la passione. Sorrisi e Palloni.